Allora, oggi vi voglio parlare brevemente della nuova collezione della Essence edizione limitata, Ballerina Backstage. Ho acquistato, diciamo, quasi tutta la collezione perché, non lo so, mi ha colpito proprio tutto, e specialmente queste, diciamo, questi barattolini. Questo qui è il blush ed è, diciamo, l'unica tonalità. Almeno, cioè, a me c'era una sola tonalità, ma credo che sì, credo sia solo così. 6 grammi,1 di prodotto per 12 mesi di scadenza, è una mousse, infatti c'è scritto soufflé ed è una mousse rosa. Allora, questa mousse rosa, vedete com'è la consistenza? Non è molto molto evidente, infatti credo sia ottima specialmente d'estate. Anche perché non è, è un mix tra, cioè quando la si va a mettere, a me è sembrato che diventasse quasi della, come la, quella in polvere fondamentalmente, quindi non ci vedo proprio niente di male. Poi questa qui l'ho pagata intorno ai 3,50-4 euro ed è il prodotto più caro di tutta la collezione, però è molto carino, infatti cioè, era andata a ruba praticamente. E poi ho preso i tre praticamente qua dice Ape Soufflé, però ora vi spiego, secondo me sono un mix tra basi e ombretto perché assomigliano molto, non so se l'avete vista in giro, la collezione della MAC di Mousse. Io l'ho visto dal video di Giuliana di Makeup Delight e in altri video, va bene. E allora vedete, questa è quella che mi ha colpito di più perché è molto molto pigmentata. Questa la userei anche come solo ombretto. Vedete com'è? È eccezionale, mi piace da morire. Allora, vedete, ed è bella magari anche come punti luce sugli zigomi, ma non solo, anche nell'arcata sopraccigliare, ma proprio come ombretto. E ho sentito, diciamo, parlare di queste mousse, di questi soufflé, almeno quelli della MAC, che c'è una particolare applicazione per queste ombretti. Cioè praticamente bisogna metterli sull'occhio, lasciare la palpebra chiusa, cioè l'occhio chiuso per un paio di minuti, un minutino va, 1 minuto, 2 minuti, e far asciugare il prodotto sulla palpebra e poi poterlo, si può praticamente aprire l'occhio perché altrimenti va nelle pieghette. Questi altri due sono, io credo siano più basi che ombretti perché questa qui è quella nera, vedete? Ed è molto molto marcata e quindi è proprio nera, cioè è inutile credo che vi faccio lo swatchino. Vedete? Quindi è ottima magari per lo smoky perché credo che questi soufflé siano molto facili da sfumare, quindi anche per chi non è molto pratico dello smoky come me, tra l'altro, perché io non, fino a poco tempo fa non mi truccavo di nero molto marcato sugli occhi. Allora, quindi credo sia molto semplice da sfumare. E questa appunto è quella nera. Vabbè, fondamentalmente vi dico, non ve le dico i nomi perché tanto sono tre. Quest'altra è un panna ed è un bianco pan sporco, come si può dire? Secondo me è ottimo sia come punto luce nelle arcate sopraccigliari, sia come base ombretto. Vedete? Ha comunque dei riflessi all'interno, io non lo so se si vedono. Ma io vi faccio sapere tutti questi prodotti come mi ci sono trovata, anche perché cioè, non potevo non comprarli, mi piacevano troppo. Poi, allora, questi qui a proposito sono molto più piccoli, 2,8 grammi di prodotto, sempre 12 mesi alla scadenza e costano circa 2 euro e qualcosa. I prezzi come al solito sono una frana, non riesco a dirveli.
Poi, sempre per quanto riguarda il make-up, ho preso tutti e tre i lip gloss che sono favolosi. Hanno, vedete, a parte il packaging è bellissimo, il fatto del pizzo qui, ed hanno, vedete, New Brush Applicator. Hanno un applicatore particolare. Allora, vi faccio iniziare a far vedere questo che è il mio preferito, che è questo violaceo. Ed è, vedete, l'applicatore è così. Ma si apre quando andiamo a applicare il prodotto. Quindi è abbastanza particolare. Allora, questo qui è appunto quella tonalità che si va sul viola. E come questo hanno fatto anche lo smalto. Ecco qua, bisogna accattare. No. Vedete? Poi c'è questa qui che è un rosa molto pink, molto chiaro e mi sembra anche più morbida come... È quasi una tonalità nude tendente al rosa. Anche questa mi piace parecchio. E poi il colore dell'anno, il corallo, eccolo qui. Vedete? Secondo me questi lip gloss sono particolari anche se si vogliono applicare come blush sfumati per bene con le dita, no? Cioè questo qui più che altro. Ma questo qui comunque sono tutti e tre favolosi, mi piacciono tantissimo, il prezzo sta sempre intorno ai 2 euro. Poi ho preso gli smalti. Gli smalti ne ho presi tre. In tutto ne sono 5, io ne ho presi 3 perché gli altri due mi sono sembrati un po' scemotti, erano tipo bianco perlato e un rosa, che se non sbaglio assomigliava a questo lip gloss in rosa. Comunque questi tre smalti, credo che correrò a prendere un altro di questo perché è favoloso. Io ve li ho sbocciati ed eccoli qua. Ok, li ho messi storti ovviamente, ecco qua. Allora, questo qui è appunto questo... Assomiglia molto all'Nesty della China Glaze, ho fatto una review, ve la metto da qualche parte, ed è praticamente la luce ora si sta ingiallendo, comunque è un viola, vedete, una passata non è molto coprente, quindi credo siano meglio due, e poi c'è questo corallo, se la luce torna bianca, c'è questo corallo che è molto particolare, vedete, non so se si vede. Comunque, sempre una passata non è coprente, due passate è perfetto. Dulcis in fondo, il mio preferito, appunto, vedete, ha questi glitterini micro, micro, micro all'interno che vanno nell'aranciato, nell'arancione. E una passata, vabbè, inguardabile, non mi piace proprio, cioè, non è immettibile. Questo qua, ragazzi, io non lo so se si vede, ma è favoloso. Infatti, credo che è questo qua che metterò adesso. Piace da impazzire. E poi, alla fine, ho preso il nastrino per capelli. Questo sta intorno all'€1,50. Vedete, va così. Sembra quasi come se fosse tipo cameriera, no? Quelle antiche. Ma fondamentalmente è carino, dai, non potevo lasciarlo lì. Poi ho preso una cosa che non c'entra niente. Della collezione So Your Fit nuova, hanno messo uno stand apposta proprio per questa collezione. Ho preso questi adesivi per i piedi, vedete che sono un po' quelli come per le mani, però ho visto che questi qua sono proprio degli smalti, cioè qua sembrano quasi sticker smalti, nail fashion sticker, sono degli sticker fondamentalmente. E voglio provarli, qua dice 5 giorni, ma a volte mi dura anche di più sui piedi lo smalto, quindi vi farò sapere. Ed è tutto ragazze, spero che vi sia stata d'aiuto per i vostri prossimi acquisti. E un bacio a tutte e al prossimo video, ciao!